Bene, voltiamo pagina e parliamo invece di energia, perché parliamo di energia. Oggi c'è stata una premiazione, il premio che ormai da diversi anni Estra dà ai giovani, ai ragazzini delle scuole che lavorano su un progetto per parlare delle energie rinnovabili e di come non sprecare le energie. Purtroppo però adesso, a differenza di Obama, ex presidente, quello attuale, l'attuale presidente Stati Uniti, ha in mente politiche completamente diverse. Allora abbiamo chiesto all'amministratore delegato di Estra che cosa ne pensa e che cosa dice il mondo, appunto, che fornisce energia di questa inversione di rotta politica. Beh, qualche preoccupazione la coltiviamo perché senza entrare nel merito delle scelte del Presidente degli Stati Uniti, che ovviamente fa le sue scelte, ma il cambio repentino di approccio verso questi problemi, certo, qualche elemento di preoccupazione lo immette. Abbiamo fatto molta fatica negli ultimi 10, 15 anni, 20 anni a far affermare questi temi come temi principali da tenere costantemente all'attenzione, senza danneggiare l'economia, anzi, trovando modalità di usare, diciamo, queste modalità di approccio nuove verso il tema dell'energia, in modo che anche da queste modalità di approccio si potesse ricavare, diciamo, ricchezza, futuro e così via. Noi oggi questa prospettiva, in parte, se si avvereranno le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, sicuramente potrebbe cambiare molto nella storia, diciamo, dell'età contemporanea, perché vorrebbe dire tornare indietro quando la considerazione rispetto alle fonti energetiche rinnovabili o comunque all'uso responsabile dell'energia non era così forte come lo è stata negli ultimi anni.